Guardi, Giovanni Tria è stato una persona che ha seguito tutto quello che avevamo concordato insieme. Lui aveva previsto vari scenari. Uno di questi scenari era anche l'idea di intervenire con pensione, legge Fornero a 8 miliardi, il reddito a 10, la flat tax a 1 e i truffati delle banche, il fondo truffati a 1,5, una tantum quest'ultimo perché non è strutturale. E quindi quando abbiamo fatto le varie previsioni, noi non è che ci siamo impiccati a dei numeri, abbiamo detto queste sono le misure che si devono fare per il popolo italiano, questo si deve fare per le casalinghe, questo si deve fare per i disoccupati, questo per i poveri, questo per gli imprenditori, questo per i pensionati, questi per quelli che non sono andati in pensione, e poi si fa il calcolo e si vede quanto è di deficit. E ieri abbiamo discusso di questo anche in una riunione abbastanza veloce, no? Avete visto, perché poi si è fatto il Consiglio dei Ministri e adesso nei prossimi giorni ci saranno tutte le interlocuzioni da portare avanti con le istituzioni europee, con i fondi privati. Io capisco che ci possa essere una novità in Italia, perché in Italia siamo sempre stati più realisti del re. Però devo dire anche che da tutto un mondo imprenditoriale che conosco mi arrivano feedback positivi legati al fatto che ci sono soldi freschi da investire e quindi ci sono occasioni economiche per i soggetti privati per fare investimenti. Questo è quello che io vorrei anche spiegare, cioè ci sono grandi occasioni di investimento in Italia grazie al fatto che abbiamo messo finalmente risorse fresche e non è che le abbiamo prese da una parte e le abbiamo messe all'altra. Il debito lo ripagheremo perché ci sarà una crescita superiore alla stima. E il debito lo ripagheremo perché ci siamo impegnati a tenere il 2,4 per 3 anni e non andare oltre.